Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Il precariato nelle relazioni sentimentali. Affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Marianna Patricelli, che è già stata nostra ospite ed è in collegamento da Avellino. Dottoressa, benvenuta. Salve, grazie per l'invito. È un piacere, dottoressa. Quindi, il precariato nelle relazioni sentimentali, che cosa intende con questa frase? Dunque, negli ultimi tempi è aumentato fortemente il numero di persone che chiede aiuto, che vanno incontro delle difficoltà di tipo sentimentale, perché i rapporti sentimentali sono diventati anch'essi precari, così un po' come nel mondo del lavoro, no? È aumentato oggi il livello della precarietà del lavoro e altrettanto lo troviamo anche nelle relazioni sentimentali. Probabilmente perché oggi non si punta più sulla stabilità, perché è più facile rincorrere quello che è l'eccitazione del cambiamento, la ricerca di nuovi stimoli che possano mantenere effervescente il rapporto, per cui anch'esso diventa la stregua, viene considerato la stregua di un oggetto da consumare. Il tutto è dettato ovviamente da quella che è la tendenza della nostra società ormai da decenni, cioè dal consumismo, che nasce dal neoliberismo. Neoliberismo che sì, ha a che fare con un modello economico, no? Che prevede che l'individuo vada considerato come il consumatore, come quindi una persona che ha il diritto di poter soddisfare tutti i propri desideri, quindi di realizzare quelle che sono le sue aspettative, eccetera, soprattutto acquistando oggetti che possono creare gratificazione. E il prodotto principale del neoliberismo, che quindi non si è limitato a proporre il modello economico, ma ormai ha diventato come dire, si è andato a ramificare in tutta quella che è la nostra esistenza, imponendo quindi un modello di edonismo individualistico, per cui si punta oggi tutto sull'immagine, sull'esteriorità, e questo si ripercuote fortemente anche nelle relazioni sentimentali, per cui negli ultimi decenni qual è il mito che viene rincorso, per esempio, diciamo come modello maschile che più viene ricercato, no? dalle donne. Chiaramente sto comunque facendo un discorso generale, quindi senza assolutamente voler dire che si tratti di una situazione così generale, però così diffusa. Però è vero che anche nelle pubblicità, per esempio, qual è il modello maschile che viene proposto? È il maschio muscoloso, palestrato, che magari ha tatuaggi, che possiede una macchina di grande cilindrata, il Rolex, insomma tutti quegli oggetti, no? Che sono quindi legati all'esteriorità e che vanno a calcare la mano su delle questioni, no? Quindi sull'idea che il maschio di successo è quello che possiede degli oggetti. Eh sì, dottoressa, purtroppo è così, proprio così come lei ce l'ha descritta, ma quali sono le conseguenze di questa condizione sui rapporti sentimentali? Dunque, le conseguenze sono queste, appunto, che si ha difficoltà a immaginarsi un rapporto stabile come si viveva un tempo, no? Ma questo, come per esempio, ripeto, torno a parlare anche della questione lavorativa. A una certa età, prima, una volta conclusi gli studi, magari anche con il diploma, le idee erano ben chiare, si sapeva già cosa si andava incontro, no? Il percorso era più o meno già stabilito, cioè dedicarsi alla ricerca di un lavoro che sarebbe durato tutta la vita, almeno così era un tempo, no? E mettere su famiglia, quindi cercare una persona con cui condividere un progetto a lungo termine,
non ci si sognava proprio, no? di immaginarsi di dover magari avere più partner nel corso della propria vita, va bene? Oggi invece la precarietà rivede in perverso ovunque, a cominciare dal lavoro, non esiste più un lavoro a tempo indeterminato, diciamo è veramente roba rara, per cui qual è per esempio il modello proposto? Il modello della flessibilità, della, diciamo il precariato viene mascherato dalla flessibilità, no? Perché flessibilità è molto più appetibile, no? come aggettivo, come qualificazione, ma sempre di precariato parliamo, per cui gli stessi giovani oggi sono molto smarriti, non hanno più la strada già in qualche modo tracciata come accadeva un tempo, non si sa se riusciranno a trovare un lavoro, sicuramente ne troveranno tanti, se gli va bene, se la cosa va bene, e questo provoca già un'instabilità comunque di base rispetto a quella che può essere la costruzione della propria vita, del proprio progetto di vita, figurarsi anche nelle relazioni sentimentali, per cui diventa anche difficile trovare la persona adatta, la persona che con cui pensare di poter condividere, perché si ha paura di poter prendere un impegno che possa durare tutta la vita o quantomeno per un lungo periodo della propria vita, e si insegue invece quello che è la via più semplice, no? Provare eccitazione, dicevo prima nell'introduzione, quindi rapporti anche fugaci da poter consumare, ecco, anche rapidamente. Come ha giustamente detto lei prima, dottoressa, questi giovani sono smarriti e quindi ci provano, tentano di gestire i rapporti con l'altro sesso, e quando ci provano, qual è il risultato? Sicuramente ci provano, ma nella maniera sbagliata, perché i presupposti sono sbagliati. Oggi imperversa anche il senso del, come dire, questo smarrimento si traduce comunque come un vuoto interiore, per cui c'è la ricerca di emozioni forti, no? Del rischio, per cui per esempio, no? Le ragazze sono attratte dal, si dice in gergo tra i giovani, si usa questo termine, no? Mi ha colpito tanto, ma sono tanti i giovani che lo riportano, dicono che le ragazze cercano il malessere, cioè il ragazzo, il cosiddetto bello e dannato, bello e dannato che magari c'è sempre, nei secoli, insomma, c'è sempre stata un po' questa ricerca, è sempre stato appannaggio magari della donna per via dei, come dire, dell'istinto biologico, no? Che ci porta a scegliere il maschio alfa, no? A noi donne, a noi femminucce, quindi il maschio che è più forte, che però può diventare anche aggressivo, che dà l'idea della protezione, che può dare sicurezza in questo senso. E oggi quindi, diciamo in maniera un pochino più alterata, si va alla ricerca di quello che è il maschio alfa del momento, che è quindi il classico ragazzo tatuato, palestrato, che magari anche modi poco gentili, che si comporta non in maniera edificante nei confronti della ragazza, ma la ragazza non importa, anzi più il maschietto a cui sono interessate le tratta anche male, più loro sono attratte, vengono, come dire, si affezionano a questi personaggi, perché questo le rende, le fa sentire, come dire, delle privilegiate comunque, no? La ragazza scelta dal bello e dannato, ripeto, che viene definito il malessere, quindi già questa parola dovrebbe dirci tanto, insomma stiamo raggiungendo veramente dei livelli molto molto bassi. Anzi, a questo proposito volevo leggervi il testo di una canzone che ho trovato sul web. Volentieri, dottoressa, sì, prego. Sì, io lo traduco in italiano, è un testo in napoletano, in dialetto napoletano, la canzone si chiama Malessere, non a caso, credo sia di un anno fa, e insomma dice: troppo educato non mi interessa,
che porta le rose, no, non ci vado appresso. Voglio che venga con la motocicletta sotto al balcone pure a luna di notte, che fa il geloso pure davanti alla gente, se qualcun altro mi vuol guardare. Mi piace il malessere, quel ragazzo che fa storie e di notte se ne va a ballare. Io voglio il malessere con i tatuaggi e la barba lunga, bello, ma come devo fare? Ecco, come dobbiamo fare? Come dobbiamo se ad oggi le ragazze sono messe così? E dall'altro canto, quindi il maschietto che magari si comporta così perché pensa di avere successo, no? Che cosa poi può ottenere? Magari è anche un esaltato che crede che di agire ottenendo successo, quindi trattando magari la propria donna, trattando male la propria donna, magari continuando a credere che questo sia il modo giusto per poter approcciare le ragazze, e chi invece non è così, non è portato per essere così, è destinato a non essere oggetto, di non essere considerato almeno da un certo tipo di ragazze, e quindi ci sono anche i maschietti che vengono in qualche modo emarginati, no? Che non si sentono adeguati perché un certo tipo di ragazze sceglie il maschio che magari può anche tirare uno schiaffo, no? Perché è macio, perché dimostra il proprio amore così. Quindi alcune ragazze purtroppo sono convinte che questo sia amore, attenzione. Purtroppo è proprio così. Dottoressa, quindi che cosa si può fare per arginare questa deriva così preoccupante? Diciamo che il pesce puzza dalla testa, no? Come dicevo prima, è chiaro che queste tendenze sono comunque frutto di alcuni modelli che sono stati imposti nella nostra società, magari per scopi di altro tipo, per poter eventualmente perseguire degli interessi, no? Per fare capitale, eccetera, eccetera, si fa in modo che vengano passati questi modelli anche attraverso i mass media, e quindi chiaramente le persone più deboli ci cascano, no? Le persone che hanno che hanno un carattere meno forte, che ancora, soprattutto i giovani che devono ancora formare la propria personalità, devono ancora rafforzarsi e consolidarsi, facilmente cadono vittime di questi stimoli, no? Molto, molto deleteri. Cosa si può fare? Certamente cercare di educarsi invece a quello che è il bello, a ritornare all'idea della spiritualità più che della materialità. Comprendere che le relazioni sono fondamentali nella nostra vita, e non si può pensare che possano essere basate invece soltanto su appunto sull'immagine, quindi mi scelgo la ragazza belloccia che veste in un certo modo piuttosto che in un altro, oppure il maschietto così che ha queste caratteristiche. Bisognerebbe scegliersi sulla base di altri criteri, cioè sull'idea di poter condividere con l'altro, di poter avere uno scambio profondo, di poter crescere, cioè l'altro dovrebbe rappresentare uno stimolo per potermi migliorare, per arricchirmi, ma non arricchirmi di materialità, quindi di oggetti che poi consumo e che poi butterò per poi stancarmi e quindi cercare altro e ricominciare da capo ogni volta, ma qualcosa che invece vada ad arricchire me stessa, no? La mia persona, che mi faccia sentire migliore di quello che sono oggi. Quindi dovremmo invertire la tendenza, ma questo è un discorso complesso, lungo, e che dovrebbe riguardare un po' tutti, quindi non solo i giovani ma anche i più adulti. Dovremmo sicuramente rivoluzionare quello che è il nostro modo di vivere oggi, che ci sta portando verso una solitudine sempre più sicuramente pericolosa.
Dottoressa, io la ringrazio infinitamente per averci sensibilizzato su questo tema che riguarda veramente tutti, perché i giovani di oggi saranno gli uomini e le donne di domani, quindi grazie, grazie veramente, a presto. Grazie a voi ancora per l'invito. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.